Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza con una storia millenaria. Oggi vi presentiamo il Saluki. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Saluki, detto anche levriero persiano o levriero egiziano, è uno dei più antichi del mondo canino. Si hanno sue testimonianze fino a 7.000 anni fa. Veniva utilizzato nel Medio Oriente come cane da caccia per la selvaggina. Infatti ogni tribù nomade aveva il proprio Saluki. La tradizione prevedeva che venissero scambiati come un prezioso dono e quindi non era possibile acquistarli. Il levriero persiano è un cane di taglia medio-grande, caratterizzato da struttura fisica asciutta, snella e molto elegante. L'altezza prevista dallo standard della razza è tra i 58 fino ai 71 cm, sia per i maschi che per le femmine. Il peso ideale varia tra i 20 e i 30 kg, ovviamente a seconda della struttura muscolare del cane. Per quanto riguarda il pelo, esistono di due tipi, uno a pelo lungo, il più diffuso, e quello a pelo corto. Tra le colorazioni ammesse dallo standard troviamo il bianco, beige, oro, grigio, tricolore, nero e fuoco. Non perde troppo pelo, per cui non necessita di essere spazzolato con troppa frequenza. È un cane che si adatta anche alla vita domestica, soprattutto se abituato fin da cucciolo, ma con il bisogno di fare movimento all'aria aperta, per cui è necessario portarlo fuori per delle lunghe passeggiate. Il Saluki ha un carattere molto calmo e tranquillo, fedele e intelligente. È pacato, infatti non è un cane che abbaia molto e talvolta ha bisogno dei suoi spazi, in cui si isolerà per riposare. Anche se la razza pare graziosa e fragile, non fatevi ingannare. Il Saluki è un grande cacciatore e possiede forza e resistenza, da inseguire una preda fino alla sua cattura. Può essere scelto come primo cane, essendo un cane davvero molto dolce ed intelligente, ma sarà necessario comunque essere seguiti da un addestratore in quanto necessita di un proprietario che sia coerente. Comunque sarà molto semplice educarlo, poiché ha una forte predisposizione all'addestramento. È un cane che ama la compagnia della sua famiglia, con cui sarà protettivo e sarà un meraviglioso compagno di giochi per i bambini. Con gli estranei invece si dimostrerà piuttosto diffidente, ma senza mai essere aggressivo o pauroso. Il Saluki vive mediamente dai 12 ai 13 anni circa, gode di un'ottima salute e per questo non presenta particolari vulnerabilità o predisposizioni a malattie genetiche. Nel video di oggi ho scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza elegantissima e con delle origini antichissime come quella del Saluki. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!